Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Continuiamo la nostra avventura su Final Fantasy IV, dove nella scorsa puntata abbiamo fatto un po' di prologo. Adesso finalmente ci ritroviamo all'interno della caverna, dove appunto dobbiamo sconfiggere il nostro primo boss, nella caverna appunto delle nebbie, e quindi incominciamo l'esplorazione. Ho scoperto intanto che col tasto quadrato, o per meglio dire X, per quanto riguarda il controller 360, anche in questa versione si può cambiare la, diciamo, skin del personaggio che appunto vedremo, visualizzato durante l'esplorazione. Io mi tengo Kane perché mi piace di più, per il momento, e per cui iniziamo, anzi non continuiamo, iniziamo, la nostra esplorazione. Anche perché più avanti, per quanto riguarda la nostra storia, la nostra trama, ovviamente farò i tagli durante tutti gli incontri casuali. Però per il momento lasciamo tutto com'è. Allora, qui c'è la pozione. Ora di livello. Kane giustamente ha preso un po' di boost per quanto riguarda l'esperienza, perché col fatto che Cecil era rimasto pietrificato prima, giustamente non ha preso più esperienza, quindi con la scusa invece adesso 50 di esperienza, però sono già buoni. Qui non c'è nient'altro. Esplorazione già 83% addirittura. Andate via immediatamente. Esatto, non sarà mica l'Eidolon. Io direi esattamente di sì, piccolo Kane. Altra pozione. Allora, facciamo un attimo no. Perché adesso dovremo affrontare per l'appunto il boss. Per cui almeno curiamoci. Bene. Adesso che siamo belli curati. Sì, proseguiamo. La nebbia si infittisce, esatto, perché qui adesso c'è il primo boss. Drago della nebbia, dai, che l'hanno fatto carino. Allora, qui con Cecil iniziamo ad utilizzare il potere della nebbia. Il potere della tenebra, scusate, della nebbia. Critico, 48. Stiamo attenti perché la meccanica di questo boss è già particolare. Madonna mia, 50 mi ha tolto. Dobbiamo stare attenti perché nel momento in cui si trasforma, ecco, il drago diventa nebbia. Adesso non lo dobbiamo attaccare. Perché se lo attacchiamo in questo momento, subiremo il contrattacco. Quindi stiamo fermi. E adesso possiamo riattaccare. Non è più sotto status tenebra, Cecil. Però non credo che sia tutto questo gran problema, perché ormai dovrebbe quasi creparci. Poi tra l'altro Kane dovrebbe fare più danno essendo un drago. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. 560, 556 punti. Se si aumenta di livello. Perfetto, hai esplorato la caverna di Mist. Hai ottenuto 5 pozioni. Questo è ovviamente il bonus per aver fatto il 100%. Quindi, GG alla prima esplorazione. Che non era nulla di particolare, però è pur sempre la prima esplorazione. E qui ci ritroviamo nel villaggio di Mist per consegnare l'anello Pyros. Che non fa altro che questo. This is what we were sent to do?
He wished this village torched. But why? Why? Mother, you can't die just because your dragon did. I've heard of their lot. Men who can conjure Eidolons. Summoners. Then the dragon we slew was her mother's? You're the ones who killed her dragon? Forgive us. We'd no idea this would happen to your mother. His Majesty sent us to eliminate every last one of these people. No. Foul work, to be sure. But we'll need to kill the girl as well. Cain! It's her or us, Cecil. She's a child! You'd betray your king? Betray him? Any man who'd wish for this is no king of mine. I thought you might say that. Then... E quindi? I owe his majesty much, but not so much I'd soil the Dragoon's name in his. Then you're with me. Baron's army is the mightiest in the world. Our flight means nothing if we remain alone. We must treat with other nations, share what we've seen. And Rosa, she must share our flight. And she will, thank you. Beh, si spera. I'm not doing this for you. Huh? Quickly, we mustn't linger here. What of the girl? We take her with us. Come, it's not safe here. Take my hand. Go! We've no time. Use force if you must. Stay away! Wait! Leave me alone! I hate you! Boom! Bambina! Ok, sconfiggiamo la bambina. Ira della terra. Che belle fatte qua anche le invocazioni, tutto. Addirittura frantumato l'altro continente. Il problema è, dov'è Cain? Ok, adesso praticamente siamo da soli, perché se andiamo a guardare su status, siamo praticamente soli. La mappa ovviamente si è letteralmente frantumata in due. Beh, almeno ho recuperato una pozione. E la utilizzo subito, tra l'altro, perché... Ecco, almeno resto un po' in piedi. E ora devo andare avanti perché qua dovrei trovare, se non sbaglio, il villaggio. Ma ora dov'era sto villaggio? Perché no? Ci facciamo qualche bel livellino. Per il momento neanche skippo le battaglie, perché a dire il vero mi stanno piacendo le battaglie. Mi fanno piacere comunque. Facciamo una bella cosa, dato che...
La situazione è quella che utilizziamo due pozioni per fullarmi quasi completamente, e mentre che ci sono, salviamo. Che ne dici? Prendiamoci la caverna per... Ecco, falde, ingresso sud, così ci appare nella mappa successivamente. Ma mi sa che allora dovevo andare veramente lì dove c'è scritto falde, dove erano le falde, perché devo superare... Ecco. Allora ragazzi, qui sicuramente avrete visto un taglio enorme, perché ho fatto un po' di level up, ho esplorato la mappa, come potete vedere ho trovato anche la zona dove dovremo andare successivamente, per cui adesso entriamo qui e continuiamo la nostra diciamo avventura. Concluderemo però a breve, perché poi nella prossima parte faremo tutta l'altra, diciamo tutta l'altra zona. Allora, qui esistono due diverse possibilità del combattimento. O eliminare il generale per, diciamo, per far ritirare i soldati. Anzi, no, forse era al contrario. Forse era eliminare i soldati per far ritirare il generale. Quindi, adesso devo far fuori il generale. Perché così ricevo più esperienza e anche più soldi dal combattimento finale. Perché se elimino tutti i soldati, se non ricordo male, forse effettivamente la battaglia termina. Ecco, adesso il soldato non sa cosa fare. Rimane fermo e noi possiamo tranquillamente shottarlo. Vedete che si era praticamente spento come colorito? Benissimo. E anche questa è fatta. Mi chiamo Ridia. Già, Ridia. Entra nella squadra. Quindi adesso saremo di nuovo in due, in party. Allora, adesso quello che possiamo fare è innanzitutto esplorare la città. Così, esploriamo la città, facciamo tutta la prima, diciamo tutto il preparativo, ecco. Non mi veniva la parola. Facciamo tutto il preparativo. E poi nella prossima puntata invece andremo nell'altra zona. Questo è il negozio oggetti. Esatto, mi serve tantissimo il negozio oggetti, perché devo comprare le pozioni. Ne compro... Ne compro 14. Così in totale ne ho 20. Ok. E basta. Per il momento basta.
Il resto va bene così. E qui non ricordo se effettivamente devo trovare qualcosa. Il negozio di armi è aperto però. Yes. Quindi adesso posso magari equipaggiarmi con qualcosa di meglio. Le descrizioni qua non ci sono? Delle armi? No, non ci sono le descrizioni delle armi. Allora, l'arco e le frecce di ferro sicuramente serviranno per Rosa. Però non so se lei già parte col kit di base, quindi sono tutte cose un pochino superflue. Anche l'asta per Ridia in questo momento non mi sembra tutto questo affare. Quindi va bene, lasciamo perdere. Controlliamo solo che non ci sia nulla da prendere in giro nella mappa. Ah, il coniglietto. Nella voragine vicino a Mist. Un'altra volta. Relax away, il vacanziero. Vuoi guardare il bestiario? Sì. Ecco, adesso lui praticamente ci darà, vedete, la possibilità di leggere il bestiario. Niente di che. Però... Rosa. La sublimazione autopozione. Allora, la sublimazione... Aspetta un secondo. Forse è già attiva, se non ricordo male. Non vorrei dire una mezza cagata. Non vorrei dire una mezza cagata, ma dovrebbe essere... Nelle caverne dove non è Antleon. Esatto, nelle caverne praticamente, nelle cave. Ecco. Sublimazione. Tra le rarità. Ok. Ah, ok, quindi devo andare nelle rarità. Ok, per questo non lo ricordavo. Insegna l'abilità autopozione. Perfetto. E ora l'abilità tecnicamente dovrebbe essere automatica. Ah no, autopozione. Ah, quindi lo posso mettere qui. Va bene. Ok, quindi non è un'abilità passiva. Mi ricordavo allora male io. Forse o l'hanno cambiata qua o mi ricordavo male io. Perché io ricordavo che comunque potesse essere utilizzata in modo passivo. Ecco, un altro balletto. Guardiamoci il balletto. Ora si butta nell'acqua. Sì, questo lo ricordo che nel Super Nintendo c'era l'effetto che faceva splash. E poi si vedeva il pixel che saltellava nell'acqua. Questo me lo ricordo. Chissà cosa direbbe Rosa se mi vedesse in questo momento. Ah, ecco, negozio delle protezioni. Questo potrebbe essere più interessante. Veste di cuoio. Ecco, il cappello di cuoio già. Per equipaggiarlo a lei. Così la difendono un po' di più. Non è una cosa negativa. Perché se ci crepa, poi non è tutta questa. Non è tutta questa roba. Per il momento niente. Oh, ma tante cose non le ricordo di Final Fantasy 4. Non le ricordo proprio.
E la cosa da un lato mi piace, cioè da un lato mi spaventa perché potrei fare figure da cioccolataio in qualsiasi momento, però dall'altro lato mi piace perché è come se lo riscoprissi praticamente. Che figata. Va bene, penso che per il momento possa anche staccare in realtà. Sì, penso che per il momento possa anche staccare. Perché così poi nella prossima puntata ci dirigiamo verso la caverna, affronteremo anche il secondo boss, perché tecnicamente dovremo affrontare anche il secondo boss, ovvero l'Antleon, e poi curare Rosa per tornare finalmente tutti quanti insieme. Per cui usciamo dalla mappa, così poi riprendiamo direttamente da qua. Quindi direi che per il momento possa essere tutto. Al solito vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima!